Buongiorno viaggiatori, non vi ho mai parlato della mia città di Brescia e oggi vi porto un po' in giro per vedere cosa vedere nella mia città. La città che rimane sempre nel mio cuore dopo tutti i viaggi che ho fatto in giro per il mondo è la mia città, Brescia. Iniziamo il nostro racconto. Porta Trento, l'accesso a nord della città, con la curiosa storia di Borgo Trento, che venne edificato fuori dalle mura, poi raso al suolo dai veneziani per motivi difensivi e subito ricostruito. San Faustino, l'arteria pulsante della città. Dalla forma sinuosa a serpente, nel sottosuolo nasconde il fiume Garza, che ne disegna il percorso. Il fiume era scoperto fino ad inizio 800 e fu poi chiuso per nuove esigenze igieniche e di viabilità. Nascosti tra i palazzi e le strade di Brescia ci sono tantissimi aneddoti particolari e fantastici, come questo faccione dal naso mozzato, che racconta di un assedio della città in cui l'imperatore Arrigo VII promise di mozzare i nasi di ogni abitante, ma alla fine si accontentò di tagliarli solo alle statue. Uno dei simboli di Brescia, la Pallata. Torre medievale costruita intorno al 1300, la Torre della Pallata proteggeva la Porta di San Giovanni sulle antiche cinta murarie difensive della città. La chiesa di San Francesco d'Assisi, in perfetto stile romanico gotico. When I hear your pace behind, like a whisper in my mind. Brescia incrocia la sua storia con un altro personaggio particolare del Medioevo, il conte di Carmagnola. Condottiero e capitano di ventura, combatté a fianco del Ducato di Milano prima, per poi passare al soldo di Venezia. La sua abilità in battaglia era pari alla sua capacità di cambiare schieramento, e ciò gli fu fatale, così che anche il Manzoni ne narrò le vicissitudini. Una delle tante piazze della mia città, Piazza Mercato. In epoca medievale, la Leonessa d'Italia è protagonista della storia del nostro paese, per la posizione strategica di controllo delle valli a nord e del confine tra i domini veneziani e il Ducato di Milano, senza contare il vicino confine a nord con gli imperi germanici e le frequenti incursioni francesi nel territorio. I vari livelli delle antiche cinta murarie sono nascosti dalla città moderna, ormai scomposte e riutilizzate per ospitare negozi o abitazioni. Il Teatro Grande si affaccia su Corso Zanardelli, la via dello shopping e cuore del centro storico. Passate la Pinacoteca Tosio Martinengo e il Conservatorio, con a fianco l'Auditorium di San Barnaba, si raggiunge infine l'ingresso est del centro storico. Benvenuti in Piazzale Arnaldo, che per noi bresciani vuol dire Movida. Sul lato destro della piazza è situato l'edificio che ospitava il mercato dei grani. Sul fondo di Piazzale Arnaldo, la statua di Arnaldo da Brescia, famoso religioso che visse nell'undicesimo secolo e che predicava con forza la povertà e l'abbandono del potere temporale della Chiesa, così che fu dapprima impiccato e poi messo a rogo come eretico. Piazza Tebaldo Brusato ci accompagna presso il sito museale più importante della città, il Museo di Santa Giulia. Situato sul decumano massimo della Brixia romana, è ospitato nel complesso del monastero di Santa Giulia. Al suo interno ci sono tantissime opere incredibili e famose, come la Croce di Desiderio e la Vittoria Alata di Brescia. La storia di Brescia inizia molto prima dell'epoca medievale.
resti del suo passato romano sotto il nome di Brixia, sono il Teatro Romano e il famoso Capitolium, costruito nel 73 d.C., in cui veniva venerata la triade capitolina, Giove, Giunone e Minerva. Passata la Basilica Romana, il nostro giro del centro storico di Brescia continua, passeggiando tra resti di torri medievali ed un bue d'oro, si raggiunge la bellissima piazzetta Vescovado, che è l'anticamera di un'altra piazza importante per noi bresciani. Piazza Duomo, che per noi è la piazza del vento e degli aperitivi. Detta anche Piazza Paolo VI, ospita il Duomo Vecchio, che è uno dei più importanti esempi di rotonde romaniche in Italia, risalente all'11 secolo. Al suo fianco il Duomo Nuovo, costruito su una precedente basilica paleocristiana, domina l'intera piazza, contornata dai tanti bar con tavoli all'esterno. Chiude la piazza il Palazzo del Broletto, sedio medievale delle signorie regnanti della città. Prende il nome dal precedente orto-giardino detto appunto Brolo, su cui il palazzo fu poi edificato nel XII secolo. Brescia è la città delle piazze ed arriviamo a quella che molti considerano la piazza più bella della città. Piazza Loggia, che è il salotto di Brescia. Centro nevralgico del capoluogo bresciano, ospita il monumento alla Belle Italia, dedicato ai caduti delle 10 giornate contro l'oppressore austriaco. Prima ancora, vi era posizionata la colonna con in cima il leone di San Marco, simbolo del dominio veneziano sulla città. Sulle facciate dei palazzi cinquecenteschi si possono trovare inserti riutilizzati di epoca romana, come spesso accadeva qui e in altre città italiane. Sul palazzo della Loggia ci sarebbe troppo da raccontare, ma sappiate che dal vivo è di una bellezza da togliere il fiato. Sul lato orientale della piazza, invece, c'è la torretta dell'orologio astronomico, coi due famosi match delle ure, letteralmente i matti delle ore, che battono l'ora colpendo la campana sulla cima. Il 1974 segna un evento importante per questo luogo, che unisce Piazza Loggia a Brescia in un modo violento e profondo e rende il salotto di Brescia un luogo di memoria e di riflessione. Passando sotto i portici si raggiunge l'ultima piazza di questo viaggio. Costruita nel 1927, è la piazza più giovane di questa città. Piazza Vittoria, la piazza degli eventi. Come fece per via della Conciliazione a Roma qualche anno più tardi, anche qui l'architetto Piacentini decise di creare questa piazza monumentale, distruggendo l'antico quartiere medievale delle pescherie. Ma questa piazza è collegata a Roma anche da quell'insegna rossa. In Piazza Vittoria, infatti, c'è la famosa punzonatura della Mille Miglia, che parte da Brescia fino a Roma e ritorno. Passando dalla Torre Bruciata, antico ingresso a ovest della città romana, che mostra ancora oggi il solco delle porte, ci si avvia verso la salita del castello. Difficile spiegare cosa sia per i bresciani il castello, ma una cosa è certa: le migliori viste sulla città si possono ammirare da qui. Il luogo più amato dai bresciani? Molti vi risponderanno: il castello. Il castello di Brescia rappresenta al meglio la storia della mia città. Tra le sue mura e i suoi bastioni si raccontano le vicissitudini del nord Italia. Dal passaggio all'epoca romana alle invasioni barbariche, con il regno degli Ostrogoti, Teodorico ne fece una città chiave del suo regno. La nascita del comune autonomo nel XII secolo, per poi essere conquistata prima dai Visconti di Milano, poi dalla Repubblica di Venezia, che per più di 3 secoli estese il suo dominio fino a qui, non senza guerre ed assedi da parte di forze straniere. In particolare i francesi, che più volte la conquistarono
e misero fine al dominio veneziano sulla città nel 1797, con la campagna d'Italia di Napoleone Bonaparte. Brescia fu protagonista del risorgimento italiano con le famose 10 giornate, in cui la popolazione si ribellò al dominio austriaco e che le valse il nome di Leonessa d'Italia. Ma la cosa che amo di più della mia città è lo spirito della sua gente. Quella voglia di non dimenticare il passato, pur sapendo che quello che ci aspetta sta davanti a noi. Un popolo che nei secoli ha sempre combattuto ed è pronto ancora a combattere, finché gli agnelli diverranno leonesse. Questo video sulla mia città Brescia è finito, spero vi sia piaciuto. Per me tornare qui è come tornare a casa e ci vediamo in giro per il mondo o addirittura qua a Brescia. Alla prossima!